Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo vlog a cazzo di canna, anche perché non ho né sigla né niente, sto facendo tutto attraverso il cellulare. Allora, vlog molto veloce e a differenza delle altre volte risponderò a alcune vostre domande che per realtà solo tre ne sono arrivate di veramente così tanto richieste. La prima, quella più discussa, è: ma quanta cazzo di corrente usi? Allora, come sapete io ho due postazioni, che è questa qui, la 1, e questa qui è la 2, che adesso stiamo tentando di caricare su Windows 8.1, visto che non posso tornare al 7. E mi chiedete, ma quanta cacchio di corrente usi? Cioè, veramente tiri giù la centrale elettrica? No, allora, io praticamente come faccio a non consumare tanto? Uso un limitatore di kilowatt praticamente. Questo qui, praticamente quello che sta lampeggiando, ogni tanto vediamo lampeggiare, che tra poco dovrebbe lampeggiare in teoria. Ecco, praticamente adesso ho fatto il lampeggio, che in questo momento stiamo consumando. Scusate che c'è il display che non è retroilluminato, quindi è un casino leggerlo. Adesso stiamo consumando 320 watt, praticamente pochissimo. Cosa serve praticamente questo? Serve praticamente che quando io ho, adesso sto utilizzando poche cose, quindi è acceso praticamente solo il 20% che tengo di solito acceso, diciamo, cioè il 100%, il 20, adesso sta andando solo il 20% di quello che tengo acceso di solito. E comunque, praticamente questo cosa serve? Praticamente se arrivo oltre i 500 watt, cosa che è successa tante volte utilizzando sti due faretti, oltre che a questa lampada che adesso mi sposto, lì c'è dietro un altro faretto, potrei anche sorvolare i 500 watt, visto che non è tanto una cosa bella, anche perché consumi praticamente chissà che, ho deciso di mettere sto limitatore, così appena cosa succede, appena io sorvolo questa cosa, incomincia a bippare come un coglione, incomincia a fare pip pip pip. Ok, e voi avete circa 30 secondi per disattivare la cosa, altrimenti cosa fa? Trac, stacca la corrente. Infatti c'è di fianco un... oltre che ad esserci questo coso, questo qui, quando incomincia a bippare, questo ha un relè praticamente, e dopo 30 secondi si attiva. E praticamente questo è un interruttore che avete visto anche nell'antifurto fai da te, che scatta praticamente con un impulso, è un relè, quindi scatta all'improvviso e quindi tira giù la corrente diretta. Comunque, come vedete, così funziona, però è molto utile in caso che volete, ovvio, è sconsigliato in caso che avete qualcosa di costoso collegato e magari si può rovinare, però è molto utile in caso che non volete consumare chissà che e stare nella norma. Poi, seconda domanda che mi chiedete, ma allora quanti soldi prendi? Allora, io sinceramente gli unici soldi che piglio sono quelli del lavoro, perché quelli YouTube sono più che altro un aiuto, diciamo, anche perché sono 20 euro, 25, dipende anche. Questo mese stranamente mi sono arrivati 80, forse perché stamattina mi è arrivata questa lettera dalla Google, però non lo so ragazzi, sinceramente non lo so. Infatti adesso si vedrà, comunque vabbè. Terza domanda che mi chiedete, ma perché continui a fare sti video test, video che non serve a un cazzo di nessuno? Perché me li richiedete voi, ci sono 3000 messaggi con scritto, ma scusa, ma come fai, mi fai questo test che io la volevo comprare ma sono indeciso, roba del genere, quindi io cosa faccio? Tento di accontentare tutti, anche se ho visto che ho perso 2 iscritti, però tento di accontentare tutti. Poi, altra cosa, nuovi video in arrivo sarà quello del microfono professionale, vabbè, via dicendo. Comunque, grazie a tutti per aver visualizzato questo video, ci rivediamo alla prossima puntata da Computer Museo. Ciao!